Con un ritardo di 15 giorni, l'INPS ha pubblicato finalmente l'11 maggio una circolare molto attesa, quella sul bonus bebè 2015. Dall'11 maggio è quindi possibile presentare la domanda per poter usufruire dell'assegno per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus vale 80 euro al mese per le famiglie con un reddito ISEE fino a 25.000 euro e il doppio, cioè 160 euro al mese, per chi si ferma a 7.000 euro di reddito. In base alla legge, il bonus spetterebbe soltanto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Questa previsione è però in contrasto rispetto a diverse direttive comunitarie, per cui dovrebbero essere inclusi anche i titolari di un permesso di soggiorno che consente il lavoro, i rifugiati politici, gli stranieri altamente qualificati e i titolari di protezione sussidiaria. La questione comunque è piuttosto complessa e se ne è occupata fin dall'inizio l'ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. E ne parliamo appunto, cerchiamo di capire meglio la situazione parlando con l'avvocato Alberto Guarisio, che è appunto il coordinatore del servizio antidiscriminazione dell'ASGI. Dunque, avvocato Guarisio, per quanto riguarda il bonus bebè, quindi ci può spiegare quali sono i termini della questione e voi come ASGI come vi siete mossi dall'inizio su questa questione? La questione sta in questi termini, che l'Unione Europea da molti anni ormai sta emanando delle direttive che tendono man mano a parificare la condizione dei cittadini stranieri che hanno determinati titoli di soggiorno alla condizione dei cittadini italiani o dei cittadini europei per quanto riguarda le prestazioni assistenziali. Questa cosa è fatta, come dicono le premesse di queste direttive, sul presupposto che secondo l'Unione Europea questa parificazione è utile a un effettivo inserimento, a una maggiore coesione sociale, a una maggiore solidarietà, a favorire l'immigrazione regolare, cioè quindi non è che l'Unione Europea sia diventata improvvisamente buona, ma ci dice che questa progressiva parificazione è utile all'Europa. Allora è stata emanata prima delle direttive che riguardavano prima i rifugiati politici, poi i lungo soggiornanti, poi coloro, i familiari di cittadini dell'Unione Europea. Infine si è arrivati a questa direttiva 98 del 2011, che è la più ampia possibile, che ha detto tutti coloro che hanno un permesso che consente di lavorare, quindi in pratica il nostro ordinamento vuol dire i permessi per lavoro, i permessi per famiglia, ricongiungimento familiare e i permessi per attesa occupazione, cioè coloro che hanno lavorato e che però in quel momento sono disoccupati. Questi, chi ha questa tipologia di permessi viene parificato ai cittadini europei nelle prestazioni assistenziali, quindi deve avere lo stesso trattamento dei cittadini europei. Il governo italiano sapeva che c'era questa cosa, questo problema di parificazione e sapeva quindi, e noi gliel'abbiamo segnalato più volte, e la stessa commissione della Camera che esaminava queste norme che contenevano tra l'altro anche le disposizioni sul bonus bebè, ha segnalato questo problema. Purtroppo però non ne ha tenuto conto e quindi quando ha fatto la norma sul bonus bebè ha previsto che spetti solo agli italiani, ai comunitari e agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, cioè quelli che sono qui da almeno 5 anni e che hanno ottenuto questo permesso a tempo indeterminato. Tutti gli altri restano esclusi, ma siccome la direttiva aveva un termine di recepimento fino al 21 dicembre 2013, quindi fino a quella data poteva non essere applicata, adesso però invece deve essere applicata e quindi l'INPS che eroga questo bonus bebè è tenuto a fare diretta applicazione di questa direttiva e quindi sarebbe tenuto a, per rispetto del diritto europeo direttamente applicabile al nostro Stato, a dare questo bonus bebè a tutti coloro che hanno quei permessi che dicevo prima e non solo ai lungo soggiornanti. In parole povere, cosa vuol dire? I lungo soggiornanti sono il 52% degli stranieri, dei 3 milioni e mezzo di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Gli altri hanno, salvo qualche piccolo caso, hanno questi permessi che dicevo prima e quindi c'è poco meno della metà delle persone
che restano escluse da questo bonus bebè. Ovviamente non tutti avranno un figlio nato dal 1 gennaio, però sicuramente saranno abbastanza numerosi. Ecco, lei tra l'altro citava le direttive comunitarie rispetto a quanto è stato deciso dalla legge, ma già la circolare dell'INPS in parte ha, diciamo, contraddetto quanto previsto dalla legge di stabilità. Esattamente, la cosa molto particolare, in parte positiva, ma che rende evidente che, come dire, che abbiamo ragione nella nostra segnalazione, è che per lo stesso meccanismo l'INPS autonomamente, e anche a seguito appunto delle nostre segnalazioni di cause che c'erano state in passato su altri istituti, nella circolare ha inserito i rifugiati politici. E perché? Come ha potuto farlo se la legge istitutivo del bonus bebè dice solo italiani europei lungo soggiornanti? Nella circolare c'è scritto italiani europei lungo soggiornanti e rifugiati politici. Perché l'ha fatto? Perché c'è una direttiva, questa addirittura dal 2004, che prevedeva esattamente la stessa cosa, parità di trattamento tra rifugiati politici e cittadini europei dello Stato in cui il rifugiato si trova. E quindi se l'ha fatto per una direttiva, perché non l'ha fatto per le altre e in particolare per questa direttiva che citavo prima? Evidentemente perché una costa poco, perché i rifugiati politici sono pochi, l'altra costa un po' di più perché i titolari di permesso per lavoro o che consente di lavorare sono molti di più. Capiamo, è ovvio che il problema è così, è un problema serio, però se l'Unione Europea ha deciso di fare questa cosa non è che possiamo sfilarci, anche perché finirà purtroppo, come è già finito in altri casi, che lo straniero che è informato, che conosce le associazioni, l'avvocato, che guarda sui siti, fa la sua causetta e si prende il bonus bebè. Quello che non è informato non lo fa. È ovvio a tutti, quindi con costi da un lato di cause e difese da parte dell'INPS, ma poi soprattutto con un'ingiustizia sostanziale. Le prestazioni assistenziali devono essere date a chi ha diritto, non possono essere erogate a chi fa le cause e non a chi non fa le cause. C'è un problema di serietà, di certezza del diritto, di equità, di correttezza nei confronti dell'Europa e delle persone che, come gli stranieri, sono qui da noi, che non può essere affidata ai tribunali, deve essere affidata appunto a una uniformità di comportamento che l'INPS deve adottare. Certamente. Ecco, voi adesso come ASGI come vi state muovendo, visto che appunto ora è già possibile fare domanda per chi ne abbia diritto? Voi state intraprendendo azioni di qualche tipo? Che cosa consigliate agli stranieri che potrebbero aver diritto al bonus? Dunque, intanto bisogna assolutamente che le persone facciano domanda. Fortunatamente, perché qui un altro ostacolo è dovuto ai mezzi informatici, la domanda va fatta o col proprio PIN, il numero che consente di accedere alle prestazioni IMSS direttamente dal proprio computer, o tramite i patronati sindacali, che spesso però non sono esattamente informati di questa questione. Quindi per fortuna il sistema informatico predisposto dall'INPS consente di procedere nella domanda anche a chi non è lungo soggiornante, quindi anche a chi non ha permesso di lungo periodo. Quindi bisogna assolutamente che i pochi che hanno il PIN o che sono ben informati, che hanno un computer da casa loro oppure recandosi presso i patronati, bisogna assolutamente che si proponga questa domanda. Per i nati dal 1 gennaio va proposta entro il 31 luglio di quest'anno, per i nati da oggi in poi deve essere proposta entro 90 giorni dalla nascita. La domanda quindi va fatta assolutamente. Nel frattempo noi abbiamo riscritto di nuovo a Renzi, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e all'INPS direttamente, e l'INPS questa volta, finalmente per la prima volta, ci ha detto: abbiamo interpellato i ministeri competenti, vi daremo una risposta. Quindi c'è anche la possibilità che la cosa si aggiusti, per adesso la risposta non è pervenuta. Se, come è presumibile, o come se c'è ragione di temere, diciamo, le risposte alle domande presentate dai non lungo soggiornanti saranno negative, purtroppo bisogna fare le cause. Ci sono altre questioni simili aperte invece sul tavolo in questo momento che voi state seguendo? Ecco, questo problema che si è posto adesso in maniera più rilevante per il bonus bebè, sia perché è una prestazione nuova e quindi c'era tempo e modo di riflettere su questo problema, che è un problema politico importante di rapporto con l'Europa e di
serietà, qui c'è il problema molto discusso, ma com'è possibile che non si possa riservare le prestazioni prima agli italiani e poi agli ospiti? Questo certo è un problema su quale la gente riflette e va preso seriamente, non vogliamo essere faciloni su queste cose, però ripeto, l'Europa, come dicevo prima, ha fatto questo percorso, il Parlamento, sono direttive del Parlamento, quindi come dire varate dalla maggioranza delle persone elette in Europa, non da un singolo commissario o quant'altro. L'Europa ha riflettuto e deciso che una parità di trattamento è utile alla coesione sociale, alla solidarietà, eccetera, e a costruire un'Europa migliore, questo è il punto. Allora, su questo, e questa direttiva segnala, come dire, il punto massimo di questo percorso. Questa cosa quindi andava aggiustata su questo istituto. Una volta se si riuscisse a superare questo problema, ne restano poi altri tre o quattro che si trascinano dal passato, che sono altri istituti di assistenza che sono riservati solo agli italiani e ai lungo soggiornanti e per i quali quindi si pone esattamente lo stesso problema, che sono uno l'assegno famiglie numerose, cioè quello per le famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito ISEE inferiore ai 24.000 euro circa, quello della indennità di maternità di base, che è il sostegno alla maternità che è pagato alle donne che non lavorano e che quindi non hanno altri sostegno, e la carta acquisti, che è quelle 40 euro al giorno messe su una carta di credito e che consentono acquisti alimentari essenziali per le persone particolarmente povere nelle famiglie dove c'è un bambino inferiore ai 3 anni. Questi tre istituti sono ancora riservati anche loro ai lungo soggiornanti, per lo stesso motivo che dicevo prima, spettano invece a tutti.